Sono intervenuta anche quest'anno ben volentieri ad uno dei convegni che Longarone Fiere ha organizzato per parlare di foreste e parlare di temi e strutture e organizzazioni del settore forestale insieme a un pubblico molto variegato che ci interessa tantissimo informare di quello che stiamo facendo, ascoltando le esigenze per rispondere ancora meglio come Ministero. Il tema di questa mattina è il tema della vivaistica forestale. Noi siamo impegnati come Unione Europea e come Italia in un vasto programma di rimboschimento a scopo multiplo, a tutela della biodiversità, come prevenzione dei dissesti, ma anche come miglioramento del quadro complessivo nel cambiamento climatico. I vivai forestali sono la parte più importante e preliminare di tutto questo lavoro. Senza piantine forestali adeguate, piantate nel posto giusto, nel mondo giusto e seguite nel tempo per gli anni che serve, tutto questo lavoro sarebbe uno gran spreco di denaro. E noi invece abbiamo bisogno davvero di ripristinare la biodiversità nel nostro paese dalle parti dove è andata via e abbiamo bisogno di migliorare attraverso le piante il cambiamento climatico. Ovviamente non bastano le piante, occorre lavorare anche a un cambiamento di mentalità nei confronti di queste tematiche e iniziative come queste di Longarone Fiere sono un punto miliare per cambiare questo e le prospettive del futuro. Siamo stati invitati come ordine qui alla Fiera e Festival delle Foreste, una manifestazione molto molto interessante che affronta i problemi di attualità nel campo forestale. In particolare il convegno che si sta svolgendo ora è relativo al rilancio dell'attività vivaistica forestale. È un argomento molto importante. La vivaistica nel passato, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, ha avuto un ruolo fondamentale ed è comunque sempre stata in mano alla pubblica amministrazione. Ora chiaramente si ripropone, visti i cambiamenti climatici con tutte le loro conseguenze, sarà difficile che venga utilizzato la pubblica amministrazione in toto e comunque la presenza della pubblica amministrazione ritengo sia molto importante per evitare deviazioni e comunque aspetti non positivi nella vivaistica. La vivaistica ritengo che sia uno strumento diretto della selvicoltura, selvicoltura sostenibile, ed è questo che dobbiamo puntare nel futuro perché altrimenti i cambiamenti climatici in atto porteranno i loro effetti anche su questo settore e avremo anche delle conseguenze molto molto pesanti. Una delle conseguenze attuali è proprio il bostrico che in alcune parti della provincia sta distruggendo letteralmente i boschi. In altre parti dove i boschi erano assestati e comunque utilizzati fino a poco tempo fa con la selvicoltura naturalistica, le conseguenze per ora sono molto lievi, però abbiamo dei segnali che non ci rendono tranquilli. Quindi vediamo che la vivaistica possa risultare un elemento importantissimo e che possa avere uno sviluppo qual era fino agli anni 60-70. Siamo qui alla Fiera di Longarone per parlare di un tema che sarebbe potuto partire molto prima di questa data, di questo 2022, perché è dall'11 dicembre del 1997 che con il protocollo di Kyoto si parla di crisi climatica. Da quella data sono trascorsi 25 anni e oggi negli ultimi pochi anni, 3-4 anni, si è cominciato a pensare che piantare alberi può aiutarci a contrastare la crisi climatica. Naturalmente non è la soluzione al problema della crisi climatica, ma è una parte della soluzione al problema della crisi climatica. Per fare questo abbiamo bisogno di tanti alberi e per avere tanti alberi bisogna avere un'organizzazione vivaistica efficace. E per avere questa organizzazione vivaistica efficace siamo qui a Longarone perché dobbiamo organizzarci. Sono passati alcuni decenni dal protocollo di Kyoto e in questi
25 anni circa, non ci siamo organizzati perché nessuno ha deciso e ha promosso la piantagione di alberi e quindi i vivai si sono gradualmente indeboliti. Adesso improvvisamente si parla di programmi di milioni di alberi, addirittura la Comunità Europea ha un programma da 3 miliardi di alberi entro il 2030 e noi ne produciamo pochi milioni, quindi dobbiamo crescere, far crescere la produzione di alberi e la qualità di quello che facciamo. E siamo qui per organizzarci assieme alle regioni e anche al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per dare una risposta a questa domanda. Siamo qua a Lungarone per parlare della vivaistica forestale in Italia, che è un'attività che tradizionalmente è stata sempre molto importante in Italia, ma negli ultimi decenni è stata un po' trascurata perché siamo comunque un paese in cui la copertura forestale è raddoppiata se non triplicata nell'ultimo secolo. In questi ultimi decenni, sia per il cambiamento climatico, sia per altre motivazioni, sia politiche, sociali, economiche, è ritornato importanza, è ritornato, come dire, sotto i riflettori l'attività di rimboschimento con la mitigazione climatica, la COP26, gli accordi internazionali, si prevede di impiantare milioni se non miliardi di alberi e per fare questa attività c'è bisogno di un materiale che in questo momento in Italia non è disponibile, che sono le piantine forestali. Quindi siamo qua per discutere come organizzare un settore e fornire il materiale a disposizione di tutti quelli che ne avranno necessità nei prossimi decenni su una base scientifica e partendo da una serie di normative e di regole che ci ha dato la Comunità Europea e che noi naturalmente dovremo seguire. Siamo all'inizio, ma c'è una forte sinergia tra Ministero, Regione e enti di ricerca e quindi siamo qui per impostare un percorso che dovrà durare per i prossimi decenni e ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Oggi qui a Lungarone si tiene un evento estremamente importante che riguarda il rilancio della vivaistica forestale in Italia, tema alla base di tutte le politiche di rimboschimento. Qui a Lungarone siamo partiti 4 anni fa dopo la tempesta Vaia, adesso c'è la nuova tempesta del Bostrico, ci vorranno milioni di piantine per i nuovi rimboschimenti che andremo a fare e quindi la domanda è dove sono queste piantine e la risposta è non lo sappiamo perché il sistema che le deve produrre, il sistema vivaistico, è un sistema ancora ampiamente disorganizzato. A livello nazionale c'è stato un gruppo di lavoro che ha messo insieme varie competenze, Fondazione Alberi Italia, SISEF, ANARF, io sono anche presidente di ANARF e abbiamo pubblicato questo manifesto che illustra quelli che sono sostanzialmente le azioni cardine, le azioni strategiche che noi dovremmo fare se vogliamo rilanciare la vivaistica forestale in Italia. Qui oggi sono convenute da tutto il nord Italia, quindi il bello è che ci sono tutte le regioni dell'Italia settentrionale, per confrontarsi sulla situazione e pianificare il futuro. Speriamo nel giro di 2-3 anni di tornare qui e poter dire la vivaistica forestale in Italia è ripartita, siamo all'altezza delle sfide che adesso ci vengono poste.